Ragazzi, oggi vi parliamo di Karan Dash. Vi avevo già parlato della Karan Dash Ecridor Retro, che era questa qui. Un'ottima penna, robusta, eccezionale, però mi hanno chiesto di parlare della 849. Motivo? Beh, motivi ne avevamo già parlato in altri canali, però va benissimo. Ci mancherebbe, insomma, se c'è qualcuno che si può dare una mano. Innanzitutto possiamo dire, parliamo un attimo della Karan Dash, che è questo marchio svizzero. Produce strumenti di scrittura sicuramente ad altissima qualità. Se pensate che la casa è stata fondata nel 1924, quindi stiamo parlando di una casa che poi era specializzata soprattutto nelle matite. Karan Dash, infatti, è il pseudonimo di Emmanuel Poiré, che era un noto disegnatore di satira politica francese. Mi sembra di ricordare che fosse anche invischiato in situazioni politiche leggermente a destra, però vabbè, insomma, Karan Dash, dai, Ginevra, nell'universo della scrittura, la prima stilografica è stata fatta nel 1970. Io credo che ha fatto dei modelli iconici, sicuramente sono la 849 che presentiamo oggi e la Ecridor, che è quest'altro modello. Ce n'è uno in maglia milanese che, ragazzi, è stupendo. Allora, la 849 è una penna sicuramente ben bilanciata. Beh, a sto punto apriamola, però vediamo, perché si presenta, la scatola è di cartone. Però si presenta, insomma, i colori, non vi preoccupate, questa è la versione fluorescente, chiaramente, ma ce ne sono di colori anche più sobri, arancione, rosa, no, vabbè, a parte gli scherzi, sì, dipende un pochino da noi. Allora, perché ci fai vedere una Faber-Castell? Perché farò un sacrificio, ahimè. Metterò per metterla, io non ho molte a disposizione. Siamo un canale povero, no, non sto prendendo in giro, dai, ognuno c'ha il suo tipo di povertà, quindi noi ricicliamo tutto. Allora, mentre aspettiamo che il pennino vada in corso, dice, e che facciamo? E che facciamo? Aspettiamo un attimino. Si presenta anche con etichette che si possono togliere, ovviamente poi vanno pulite. Io l'ho lasciata stavo pensando perfino di rivendermela, perché da quando ho quest'altra, che è un livello un po' superiore, perché poi vi racconterò pregi e difetti di queste penne, hanno moltissimi pregi e qualche difetto. Allora, questa penna è leggera. Quanto basta, una bella sensazione di scrittura, ha una sezione esagonale tipica delle Karan Dash, è prodotta in più varianti di colore in modo da accontentare sia chi ha gusti più sobri sia chi vuole qualcosa un pochino di più allegro e colorato. Quindi è un entry level, non proprio, perché poi se vai a vedere ufficialmente ha un prezzo abbastanza alto, 55 euro, uno scherzo di questo tipo, quindi sicuramente. Il problema di questa penna, che è una penna eccezionale sia per scrittura che per tutto il resto, ecco, già sta iniziando, avete visto. Poi c'è uno degli ascoltatori che vedono il canale, ha detto, dice, ma basta fare così, no? Quando fai così si rischia chiaramente che si schizza tutto. È successo, c'è il tavolo spesso pieno. Allora mi basta metterlo, dice, ma perché? Dice, ma ti pare che attira? Sì, attira, attira. È esattamente così. Lo aspira, è una legge fisica. Non è che lo devi fare con la gomma a piuma, ma lo puoi fare anche con lo Scottex. È uguale. Togliamo queste che poi mettiamo a lavare perché le voglio riporre, non perché ci sia bisogno.
Allora, le stilografiche hanno bisogno di un pochino di carburazione, alcune di più, alcune di meno. Questa è stata tanto tempo senza scrivere, quindi stiamo usando anche una cartuccia. Allora, si può scrivere anche con il cappuccio innestato, che è perfetta, dà un ottimo bilanciamento. Il gradino tra il fusto della penna e la sezione scrittura è notevole, per cui a me piace scrivere senza cappuccio in genere, ma sono preferenze totalmente, come ti posso dire, totalmente personali. Non significa niente. Ho tanti amici che invece preferiscono, ecco, scrivere perché hanno una sensazione un pochino più. A me mi dà un po' l'idea di matitone, no? Vedete quanto è. Poi c'è modello e modello, no? È chiaro che è una Caveco Sport, se non ci metti il cappuccio non ci puoi proprio scrivere, non hai possibilità. Allora, non tutte le cartucce si adattano. È vero che questa ha un converter proprietario, standard, non c'è nessun problema, anche le cartucce sono internazionali. Però poi sarebbe bene, adesso io ce n'ho messa una che diciamo vediamo che è. Ma no, questa è una cartuccia perfino ricaricata, quindi insomma non è. Allora, il cappuccio non è a vita, a pressione. Cosa ha di buono questa? Che è una penna, una stilografica sicuramente affidabile. Ha un pennino particolare, come molti pennini della Caran d'Ache, ti dà una sensazione di scorrevolezza. Certe volte di burrosità, ma molto dipende dal tipo di quaderno. Adesso noi stiamo usando un quaderno veramente non economico di più, cioè che non è adatto alle stilografiche. Perché? Perché fa questa cosa qua, cioè si fa vedere, no? Ci fa vedere, vedete, a seconda della pressione. Ne ho altri che vediamo, siamo anche messi peggio, nel senso che vedete. E questo sarebbe il dietro, sembra scritto, cioè sembra che stai, no? Quindi adesso andiamo a vedere, invece, a prendere un bel quaderno Oxford e vediamo la differenza, eh? Allora, iniziamo vediamo subito il pennino, perché al di là dell'aspetto estetico che può piacere, questa dice la consigli, sì, attenzione. Questa è una penna che costa 55 euro di prezzo di listino. A 55 euro si possono trovare anche penne, diciamo, di maggior livello, più o meno. Però, io l'ho comprata questa e ho speso molto di meno. Mi pare 29 euro, 35 euro, qualcosa del genere, compresa le spese postali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma mi sono dovuto adattare perché non c'era il colore che piaceva a me. A me piaceva l'arancione. Allora, l'arancione costava di più, mi ricordo se 49 euro, una cosa del genere. Questa, in questo tipo di pennino, gli avrei voluto magari un F, e questo invece è un M. E quindi mi sono dovuto adattare e l'ho acquistata, però per un prezzo sicuramente minore. Allora, certe volte conviene farlo, conviene se sei fortunato, magari in quel momento c'è l'F a disposizione, la paghi 29 euro, va benissimo, però ti devi adattare il colore, è un giallo fluorescente, ragazzi, succede. Allora, tu dici, e che devo dire? Ah, il pennino sicuramente rigido, ma una buona
una buona leggera flessibilità. Ve la faccio vedere nel tratto, questa è un'M, ma spingendo vedete che il tratto si può. E questa è forse la sua reale particolarità. Allora, vediamola. La scrittura reverse è sicuramente in questo momento più che traverse dovrebbe essere traverse, ecco, se vuoi, che è una via di mezzo fra la reverse e la normale. Allora, tenendo conto che generalmente non ha mai avuto false partenze, però gli devi dare modo di comunque far assorbire l'inchiostro, perché gli devi dare un pochino. Alcune penne hanno Dai, io la prima volta questa penna mi ha affascinato ed è andata subito nei miei. È una penna molto divertente nei colori, nel look. Poi se c'è a chi non piace la matita, è un discorso. Questa forma così un po' particolare è proprio della Carandash, non c'è. Vabbè ragazzi, inutile che scarabocchio, mi ritorna in mente una visione sicuramente particolare. Questa è da portare a scuola, te la guardano, poi se prendi il colore giusto è comunque una bellissima stilografica. È tra le tue preferite. Giustamente, da quando Enrico mi ha mandato questa qua, no, perché ecco, la cosa importante è questa. L'unica nota di demerito è la sezione in plastica, cioè la sezione in plastica con avvitata una sezione in metallo può provocare a lungo andare. E per un semplice motivo, la rottura o della sezione in plastica, cioè può essere inclinata. Quando questo accade? Per due motivi. Il principale, perché qualche bimbo minchia si diverte a staccare il pennino, a rimontarlo, stacca, smonta, tacchete. Anche perché qualche deficiente, vabbè dai, mo non dire questa parola che non è vero. No, infatti chiedo scusa, non deficiente, qualche persona poco cauta lo cambia senza smontarla dalla sezione in metallo e quindi al 50% a lungo andare rischi. Perché si smonta il pennino? Perché pensano sempre che uno debba andare a lavarlo, a pulirlo, sto pennino, ma non è questo il metodo, cioè non è che staccandolo, rimettendolo, anche perché si smonta il pennino? C'è un solo motivo valido per farlo. Lascia perdere le vintage, è un altro discorso. Se vuoi cambiare, ti sei comprato un pennino F, questo è un M, ti sei stufato dell'M, smonti e rimonti. Ma se no non c'è motivo, perché per lavarle ci sono, per pulirle ci sono altri metodi, no? Le metti a bagnomaria per una sera, in un goccio con una goccia di sapone liquido per piatti, insomma, se proprio vuoi esagerare. E non vuoi sprecare acqua, io in genere me la metto sotto il lavandino e via, non c'ho problema. In queste penne, diciamo, moderne, sicuramente è l'ideale. Allora, chiaramente questa che costa 4 volte di più, la sezione non è in plastica, ma è tutta, vedete, è tutta. Quindi anche la sensazione poi del pennino. Della scrittura
si fa differente. Pennini logicamente sono di categoria diversa, però io devo dire, io come penna, come prima penna, questa la 849 è una signora penna, mi ci sono subito innamorato. Allora, io questa forse non la porterei in giro, vedete come me la preservo, no? Poi un giorno vi farò vedere la mia collezione, che sono 12 penne, poi non è che è una collezione, cioè, perché hai solo 12 stilografi, ne ho molte di più, che c'entra, ma io ho 12 marche che ritengo iconiche. Allora, ogni volta, la prima ci ho messo questa, no? In una delle 12 c'era questa. Poi l'ho sostituita con la... ho tolto questa, questa me la metto a vendere magari su eBay e l'ho sostituita con quest'altra, no? Questo perché? Perché la mia collezione ha bisogno di essere comunque riciclata, cerco di salire di livello piano piano, no? Una Pilot, magari all'inizio mi compro una Pilot Capless, magari all'inizio, c'hanno pure il loro costo, magari, che ne so, anche la Sailor mi prendo, che ne so, una 1911, ma magari leggermente economica, poi la posso rivendere dopo un po' e portarci qualcos'altro, no? Cioè, non è che, però c'è sempre la questione morale, ma quello ognuno deve fare i conti con il proprio portafoglio, no? Io non spenderei mai più oltre 200 euro, insomma, per una stilografica, specie in questo periodo. Però ognuno dice, vabbè, ma io me le posso permettere. L'importante è che comunque o 100 o 50 o 20 pari sono, non è tanto una questione economica, purché voi non cadiate in quella bruttissima malattia che è il collezionismo, quello da scimmia, che vi sale la scimmia sulle spalle. E allora non potete fare a meno di comprarle, vi comprate queste stilografiche, ma poi le mettete lì e basta, perché superata l'emozione, no? Dell'acquisto, di quando arriva, di quando la provi, ah, eccezionale, burrosa, pattina, eccezionale, dopo una settimana però sta nel cassetto, perché già stai pensando a un'altra, ecco, non te le godi. Allora io vi dico, poche ma buone. Poche ma buone, e quelle di cui vi siete stufati, come i vestiti, li mettete lì, non è rovinato, non lo butti sto vestito, ho capito che non lo butti, ho capito benissimo, riciclalo, regalalo, vendilo, magari regalarlo, puoi regalare a qualche amico, a qualche parente, puoi tentare, no? Ma poi a un certo punto basta, insomma, non ti far prendere dalla malattia, cioè che vivi solo di questo, e poi passi ai quaderni, e poi ho casa piena di quaderni, pieni di inchiostro, ci avrò da inchiostrare, quando andrò in paradiso ancora sto con le boccette, le cartucce, non so quanto, hai capito. Allora bisogna darsi pure un termine. Vabbè, ma tutto questo che c'entra con la 849? La 849 c'entra perché era una penna, una marca che io non consideravo, non la consideravo purista, non è una fra le marche, diciamo, però, ma mi ha conquistato, non lo so perché. Ecco, questa comunque, insieme con la Lum che sto lavando, insieme con la Lum, che è quest'altra, e io queste due me le porto in giro, queste due me le posso portare in giro serenamente, tranquillamente, sono penne robuste tutte e due in metallo, a differenza delle resine che chiamano resine lussuose, ma cioè, pac, le fanno cadere, questa è resistita a tutto, esplodono queste, capisci? Non gli succede niente, capito? Anche il cappuccio, che non è metallico ma sembra quasi metallo, in realtà è plastica, ma è eccezionale, cioè queste sono delle pallottole, tutti i sensi, capito? Non si rigano, si puliscono col super polish, capito? Non vi lamentate poi che se c'è una sgraffiatura, una cosa, capito? Allora, la prossima penna, riuscirò a parlare di questa stilografica, che è la Magellano, Aurora Magellano, ce la farò? Vabbè, non lo so, speriamo, perché abbiamo tante stilografiche, questa bellissima, l'Emotion, la Faber-Castell Emotion, non è bella, è di più, Pure Black, mamma mia questa, vabbè dai, prossimamente su questi schermi, un abbraccio.